Ciao ragazzi, sono il signor Arcadine e sono qua per la recensione di Titano o Titanè, come io sapevo, che in realtà ho visto prima degli altri, ma che non ho portato perché sono in difficoltà. Vabbè, io l'ho vista alla Via del Cinema, questa iniziativa lombarda ormai scaduta che ogni anno ci mostra per una settimana nei migliori cinema di Milano, penso in tutta anche la Lombardia, i film che hanno vinto Locarno, Venezia, Cannes, eccetera. Ho recuperato alcune opere che avevo smarrito a Venezia, nonostante la mia lunga playlist di recensioni che ho messo qui sopra. Titane, Giulia Ducournau, spero di dirlo bene, regista Eugenio Zedirò, che non ho visto ancora, ma fu un film molto discusso negli ambienti horror, con una bravissima Agathe Roussel, ecco, dico subito i nomi, sennò poi mi discordo. Poi citerò come Giulia e Agatha, insomma, facciamo prima. Vabbè, di che cosa parla prima di tutto? Facciamo così. Di questa ragazza che dopo un incidente da bambina, molto particolare questo incidente in realtà, poi se ne, si può sprecare due parole, insomma, su questo aspetto, vabbè, ha un problema neurologico e gli viene impiantato non so che cosa dentro alla testa, una lastra di metallo, si dice ai genitori, fate attenzione che potrebbero sorgere problemi psicologici. E questo con una ellissi temporale ci porta quando lei è già adulta ed è ossessionata dalle auto, l'amore che ha per queste auto con cui fa letteralmente l'amore, questa è la base del film, ok? Non andrò oltre. Bene, ha vinto Cannes perché tratta un tema scomodo, dannatamente scomodo, e magari approfondiamo dopo. Andiamo sui pregi. La regia è fatta bene, la fotografia è fatta bene, sono inserite anche nel contesto narrativo, quindi di questa sorta di visione di piano futurista che punta, ed è forse il difetto maggiore, ci arriviamo. È sensazionalistico e vuole sicuramente colpire lo spettatore con immagini molto forti di impatto che ti entrano dentro e che sono difficili da dimenticare perché fa del simbolico elemento strutturale di tutta la trama e di tutto quello che vediamo. Quindi è anche impossibile scindere quello che è il piano narrativo simbolico di, come possiamo dire, riferimenti ideali rispetto a una vera realtà, possiamo dire convenzionale, che è la nostra. E già qui chi mi conosce potrà capire dove voglio arrivare, perché io il simbolico ne ho molto in disaccordo, nel senso che accetto il simbolico nei film, ma su una base reale. Quindi tu mi vuoi raccontare una storia vera, poi vera nel senso che è facilmente leggibile, e poi ci metti tutti i significati simbolici che vuoi sul fondo. Qua lei, la nostra Giulia, fa l'opposto e narra una storia in fondo convenzionale di diversità etnica, diversità mentale, diversità d'animo, diversità di ogni tipo, alienazione totale, incomunicabilità, direbbe Antonioni, e la mette però sul livello strettamente esplicito nella messa in scena con questa esagerazione totale, con crateri di sceneggiatura che però non valuto come tali perché non si capisce bene il film quando vuole essere realistico, verosimile e quando non lo è. Quindi è davvero dannatamente difficile, ma una cosa la voglio sottolineare. È che se posso passare di fronte a una seconda parte che si basa su un assioma assurdo della trama, perché è assurdo, completamente assurdo, d'altro canto non posso accettare un passaggio che favorisce questo assioma, che dove c'è una messa in scena di impatto realistico, diciamo così, perché la protagonista fa una certa cosa e si affida a delle autorità, quali la polizia o simili, e lì non succede una data cosa in reazione. Ecco, lì non lo accetto. Ma andiamo avanti, penso che l'opera sia dannatamente futurista. Ecco, con i suoi pregi e i suoi difetti. Io la vedo come opera futurista nell'accezione di essere estrema, profonda all'apparenza, lo è, ma se andiamo a scavare ci rendiamo conto che è una storia normalissima d'autore, però
coperta d'oro. Ecco, non c'è uno scavo psicologico così profondo da giustificare quella messa in scena lì. È come se io prendessi una storia d'amore, d'accordo? Lui chiama lei, ma non possono stare insieme perché hanno due famiglie che sono rivali, mi ricorda qualcosa, e dicessi: adesso la ambientiamo nello spazio dove gli umani però hanno tre teste e quattro mani, ma le tre teste sono per indicare l'animo, l'intelligenza e la volontà, e il bacio è uno stringersi la mano andando all'indietro e camminando con un piede solo. Ecco, questo fa il film, ti racconta un abbandono, una fuga, una ricerca di identità, e te lo fa in maniera esplicita, a mio parere, assurda per quello che vuole raccontare. Come ha detto il mio buon amico Andrea ieri, c'è un problema di coerenza in tutto il film, perché se gli elementi in gioco sono almeno tre, ovvero l'ossessione con il metallo, con le auto, il fatto che lei sia una sociopatica, e poi c'è la ricerca di identità che si può trovare al di fuori dei vincoli familiari o comunque vicini a noi, allora abbiamo che il primo tema, quello del rapporto col metallo, non ha davvero valore ed è solo un grosso MacGuffin. E se il MacGuffin ha senso in un film di Hitchcock o in altre opere dove fa scattare la trama, perché poi si perde, perché in fondo è secondario, ricordiamoci l'inizio di Psycho, qua teoricamente dovrebbe essere portante, centrale, e non lo è, viene dimenticato per più di metà, quasi tre quarti. E allora io mi chiedo se era necessario inserirlo. Assolutamente no. E questo, in fondo, chiediamoci perché hanno fatto vincere Titan o Titané a Cannes, oltre che essere un film francese al Festival francese, ma perché c'era l'elemento dell'auto, della macchina, perché succedeva una data cosa nel suo rapporto con la macchina. Ma è abbastanza risaputo che cosa succeda, però non lo voglio dire. Quindi, a mio parere, chiudiamo il discorso dicendo che un'opera interessante, sperimentale, tutto quello che vi pare, ma qua si sperimenta un po' troppo. E di fondo è un po' una mossa furbetta che vuole attirare l'attenzione più che far riflettere davvero, perché alla fine i temi trattati non è che aprono nuove visioni o nuovi discorsi sulla diversità, perché uno potrebbe dirmi tipo Querelle di Fassbinder, che abbiamo trattato qui. Abbiamo fatto una live, la metto sopra. Lì l'omosessualità viene vista in una chiave, diciamo, surreale, in un mondo surreale, sembra quasi uscita da una mente contorta di un girone infernale, perché l'omosessualità viene sviscerata sotto ogni aspetto. E allora tu capisci la provocazione del regista tedesco, ma qui non viene sviscerata, cioè viene fatto in modo quasi identico a film precedenti. Quindi non ho visto questo approfondimento ulteriore che giustifichi una messa in scena sensazionalistica estrema di per sé, e quindi perde di valore il film. Questo vuol dire che sia un brutto film? Affatto, un ottimo film che si fa ricordare, però onestamente io sono più per le opere con un po' di sostanza in più, perché ce n'è comunque. Diciamo, il terzo tema, quello del trovare affetto e amore al di fuori della famiglia, tra le braccia di un estraneo, rimane ed è interessante, per carità. Però non posso dire che tutto il film mi abbia convinto. Anche perché c'è una comicità che, secondo me, stona. Quando Tarantino inserisce l'ironia con il sangue, lo fa nel primo Kill Bill. Perché, giustamente, dice: beh, il primo Kill Bill è più scherzoso e giocoso. Sì, è fortemente drammatico, ma è giocoso. L'ironia non c'è nel secondo Kill Bill, perché l'opera diventa matura. Ecco, la nostra Giulia qui si dimentica questo passaggio obbligato e inserisce momenti di ironia molto forti alla Tarantino, alla Kill Bill parte 1,
in momenti secondo me non adatti. E quindi l'ironia per me ha stonato, perché in una scena ti viene da ridere, anche a me è venuta, ma poi nell'altra non ti viene da ridere e così via. E quindi io non ho capito con quale spirito mi devo approcciare alla sua opera, cara regista, cara Giulia. Va bene? Spoiler brevissima, perché davvero non ho tantissimo da dire. Spoiler, eccoci, molto brevemente, volevo mettere in luce subito il problema del rapporto con l'auto. Perché se tu mi imposti il film dalla prima scena con lei che ha questo rapporto morboso fin da bambina con l'auto, e mi piace il fatto che lei sia a provocare l'incidente perché il padre è un cretino, però lei è davvero fastidiosa. Quindi era già ribelle prima dell'incidente, mi piace questa anarchia congenita. Bene, il problema è che tu mi imponi il rapporto con l'auto come centrale nella prima scena, continua i primi quarto d'ora, 20 minuti, c'è un rapporto sessuale con l'auto, lei rimane incinta, e allora io mi chiedo, ma perché poi non se ne parla più? Cioè, ok, lei rimane incinta, quindi c'è un rapporto con l'auto, perde olio motore, e quindi rimane. Qualcuno potrebbe dire sì, e non ho capito perché il metallo successivamente non è più una sua ossessione. Io mi sarei aspettato che lavorando, non lo so, i mezzi pompieri, ci siano oggetti di metallo e lei avesse dei problemi perché dovesse nascondere questa ossessione verso i motori, i gas di scarico, magari gli oggetti, come detto, di metallo. E invece no, si glitta, si salta questa parte bellamente, come nei filmetti, un bel montaggio che porta avanti il tempo della narrazione. No, no, devo dire che non lo trovo giusto e conferma la mia idea che l'opera sia truffaldina in fondo. Cioè, ti vuole raccontare una storia banalissima come lei che è rimasta incinta di uno sconosciuto, possiamo dire così, e che scappi dalla famiglia che la vuole opprimere fin da quando è bambina. E lei trovi poi l'amore in una persona che la scambia per suo figlio quando sa benissimo che non è suo figlio. Colpisce il finale perché lei dà felicità a quest'uomo che senza una guida, ecco, essenzialmente, dà una nuova ragione di vita. Può essere interessante, il simbolo della nuova sessualità può essere quello che vuoi. Ma non è un film di Cronenberg, questo manco per sbaglio. Per esempio, un film che apre, spalanca le porte della sessualità è Madame Butterfly, per esempio, dove due uomini si amano, essendo inconsapevoli, o uno dei due, essendo inconsapevole di una data cosa. Quindi lì c'è un approfondimento, non qui, dove con la scusa è mai simbolico. Ci perdiamo i dettagli e per arrivare al capolavoro, per arrivare ai film che vincono i premi veri, almeno nella mia concezione, bisogna avere cura nel dettaglio, come dice l'Orbar. Quindi chiudo qua dicendo, bah, film, un buon film, un bel film, dai, bel film vuol dire 7,5, 7, 7,5, qualcosa del genere, però più di così non si può dare onestamente, deludente. Per il fumo negli occhi che vuole lanciare allo spettatore, come tutte le opere futuriste che non apprezzo. Ciao.